Ah, noi abbiamo cercato di uniformarci a quelle che sono le direttive del Ministero e della Regione Lazio, che invitavano tutti ad aprire il 14. Naturalmente abbiamo dovuto lavorare per eliminare tutte le criticità. Quest'anno c'è un approccio diverso alla didattica, al modo di stare in classe, proprio per la pandemia del coronavirus. Beh, abbiamo lavorato insieme con la dirigente scolastica, c'è stata subito unità d'intenti, avevamo l'obiettivo di partire prima per risolvere poi immediatamente le piccole criticità che ci possono stare nei primi giorni. Partire tardi significava posticipare ancora di più l'andamento scolastico ottimale. Però non abbiamo fatto una competizione con nessuno, noi lavoriamo per conto nostro, cerchiamo di dare il meglio per la comunità. Il mese d'agosto è stato un mese per noi di lavoro, non di ferie, ma siamo soddisfatti perché è soddisfatta la dirigente scolastica, siamo soddisfatti anche noi. Abbiamo fatto un giro anche negli altri plessi, gli spazi sono stati creati bene, abbiamo comprato 300 banche, abbiamo speso 15.000 euro, 60.000 euro per sistemare criticità, tinteggiare. Insomma, è stato un lavoro di squadra che sta dando i frutti. Vedere oggi il 14 puntualmente in classe studenti che sono stati fuori dalle classi da troppo tempo, nel mese di marzo furono chiuse le scuole. Quindi questo è un orgoglio, è un modo per guardare alla pandemia con il giusto approccio, con il giusto timore, ma non abbiamo paura di confrontarci con quelli che sono i protocolli, quali sono i protocolli, le regole da rispettare naturalmente.